Allora, buonasera a tutti, benvenuti a Grado. Come fatto qualche settimana fa a Lignano, dove abbiamo svelato la prima maglia, oggi siamo qui nell'altra bellissima località turistica di questa regione, in una settimana tra l'altro caldissima da tutti i punti di vista, a presentare la seconda maglia. In una settimana calda anche per l'Udinese, piena di entusiasmo, e quindi c'è il fuoco qui questa sera sul tetto, sulla piscina dell'Hotel Astoria che ci ospita. Io intanto do il benvenuto e passo subito la parola per un saluto al direttore generale Franco Collavino, sorridente più che mai. Stiamo tutti volando in queste giornate. Voi, insomma, in società, come state vivendo queste ore, questo entusiasmo, questi ritorni importanti? Beh, lo stiamo vivendo con grande emozione, con grande entusiasmo, anche perché ci stiamo preparando e vogliamo prepararci nel miglior modo possibile per questo inizio di campionato. Abbiamo lavorato molto in questa estate per cercare di mettere a posto un po' tutti i tasselli, e credo che l'ultimo, in ordine di tempo, che abbiamo fatto davvero rappresenta più che la ciliegina sulla torta. Quindi era un po' il sogno di tutti i tifosi, era il sogno di tutti noi, e siamo davvero contenti di essere riusciti a tesserare, a portare vicino Sanchez e quindi ad aumentare ancora di più quello che è il tasso tecnico della nostra squadra, per essere ancora di più competitivi per il prossimo campionato che sta per cominciare. E quindi siamo tutti molto pieni di entusiasmo. Oggi siamo qui a Grado a presentare la seconda maglia, ancora una volta a testimoniare anche la vicinanza, ma la presenza tangibile dell'Udinese sul territorio, che rappresenta alla grande. Sì, siamo a Grado, ovviamente, e ci troviamo anche in una splendida location, ovviamente un'altra perla del turismo estivo della nostra regione, assieme a Lignano, e siamo contenti appunto di poter essere qui a fare questa presentazione, anche perché poi questa presenza qui nostra conferma ancora di più il nostro intendimento di essere sempre di più ambasciatori per il territorio, punto di riferimento per il territorio, anche nella promozione turistica, e quindi la capacità di trasmettere senso di appartenenza e la sinergia che abbiamo in comune con Promoturismo e FVG, anche in eventi come questo, viene valorizzata. Allora, intanto vedete che c'è molto giallo alle nostre spalle, questo è l'indizio che abbiamo notato tutti, e tra poco andremo a togliere queste felpe, soprattutto a farle togliere a loro. Facciamo un applauso, perché a 40 gradi con la felpa non è facile. A Lorenzo Luca Iker, bravo, gran parte dell'attacco bianconero qui questa sera. Tra poco vi liberiamo, state all'ombra intanto. Volevo salutare anche Edoardo Petizziol, vediamo se riesco a spostarmi, sì. Perché insomma, tra poco la vedremo nella sua interezza. Quello di cui siamo certi anche in questo caso è che sopra ci sarà quella scritta meravigliosa: io sono Friuli Venezia Giulia. Sì, grazie, buonasera a tutti. Innanzitutto un ringraziamento, un saluto al padrone di casa, al sindaco Corbatto, e al signor Lovato che ci ospita nella splendida cornice dell'Hotel Astoria. Beh, devo dire di sì, basterebbe aspettare un attimo per scoprire la maglietta, per avere ulteriore conferma della sinergia che Udinese, Regione Friuli Venezia Giulia anche quest'anno continueranno ad avere, un progetto che la Regione attraverso Promoturismo ha sposato in maniera convinta, perché convincente, perché strutturata è stata anche la collaborazione prima che Io Sono in Friuli Venezia Giulia diventasse main sponsor nelle stagioni precedenti. Con il direttore, con tutto lo staff, c'è un rapporto che dura da tempo. Regione Friuli Venezia Giulia, con il suo claim, come direbbero gli addetti ai lavori, ha instaurato questa operatività nuova, se vogliamo definirla così, che ha un senso di appartenenza, di orgoglio, per citare le parole del direttore, che sono gli stessi sentimenti che l'Udinese suscita nei propri tifosi. Quindi quale sinergia migliore di questa? Proseguiremo anche quest'anno. Il presidente Fedriga purtroppo non può essere qui presente oggi perché ha qualche giorno di meritata pausa, ma ci teneva a farvi giungere i suoi saluti.
Dal punto di vista sportivo, come dicevi anche tu, la stagione è iniziata sotto i migliori auspici, sia dal punto di vista della vittoria in Coppa Italia che da una campagna acquisti direi spumeggiante, con la ciliegina sulla torta che abbiamo avuto modo di festeggiare assieme casualmente con il direttore la giornata della firma. Noi ci siamo non solo dal punto di vista promozionale, perché durante l'anno abbiamo avuto modo la scorsa stagione di organizzare moltissimi eventi che hanno promosso la nostra regione, ma ci tengo a dirlo anche dal punto di vista identitario, formativo e sociale, perché quello che fa l'Udinese con i ragazzi, penso Udinese Academy, tutti i camp, il settore giovanile, è un aspetto che non è solo sportivo, ma è importante per tutto il territorio e per la nostra regione. Quindi per scaramanzia non diremo in bocca al lupo, ma insomma la speranza che questo sia un anno di ripartenza e che ci siano un po' meno sofferenze rispetto all'anno scorso c'è da parte nostra. E colgo l'occasione anche per ringraziare altri due supporter importanti, che sono Macron e Banca 360, che sono co-sponsor assieme a Regione Friuli Venezia Giulia e che contribuiscono a supportare la società e la squadra anche in questa stagione. Grazie mille. Andiamo a sentire anche il saluto del sindaco Corbatto, di cui siamo ospiti. Grazie, buonasera a tutti. Un saluto anche da parte mia. Continuo chirurgicamente sul discorso dell'orgoglio. Anch'io sono orgoglioso di rappresentare l'amministrazione comunale e di avervi qua per questo evento che per noi è sicuramente importante, perché come diceva il direttore, come diceva anche Petiziol, sicuramente per noi comune turistico avere eventi del genere, avere l'Udinese che rappresenta il territorio in campo nazionale, in campo internazionale, è sicuramente un qualcosa in più che va curato. Approfitto unendomi anch'io nella speranza che quest'anno le cose possano essere portate a termine con più tranquillità, avendo i risultati che spero l'Udinese possa meritare, e cercando di dare meno sofferenza possibile ai tifosi che la scorsa stagione abbiamo dovuto attendere l'ultimo minuto per stare tranquilli. Quindi ringrazio e porgo i saluti. Grazie al sindaco di Grado. E sì, ci sono tanti tifosi bianconeri anche qui nell'Isola del Sole. Allora, vi chiedo di raggiungermi più in qua, ecco, così non rischio di fare danni con il filo. E diamo il benvenuto a Dedi Querin, responsabile del servizio mercato imprese di Banca 360 FVG, che da quest'anno compare anche lei sulla maglia che stiamo per vedere. Buonasera a tutti, è un piacere essere qui, ringrazio per l'invito. Porto i saluti del mio presidente Luca Occhialini, che è impegnato in altro evento stasera. E scegliere l'Udinese è stato molto facile, perché ci accomuna un percorso di valori, di storia, 130 anni di storia di entrambe le aziende, nate entrambe nel 1896-91 rispettivamente. Valori di territorio, anche perché comunque la banca di credito cooperativo è una banca del territorio, la nostra ha una dimensione regionale, ci onora inoltre anche affiancare il nostro marchio a quello della regione, quindi a maggior ragione abbiamo sottoscritto volentieri questa collaborazione che nasce anche dalla storia, dalla tradizione e anche dai risultati, perché fare 30 anni di Serie A non è una cosa così banale, è una cosa che si trascina nel tempo con ottimi risultati, tra l'altro con delle punte di eccellenza, con le partecipazioni alle coppe europee, ed è sicuramente uno degli aspetti che ci ha dato la forza e la volontà di sostenere questa iniziativa. Un ultimo aspetto che volevo sottolineare è quello anche che ci accomuna sicuramente con la società, è la sostenibilità. Sostenibilità, la società Udinese Calcio, ma anche Banca 360 hanno avviato un percorso di sostegno di tutte le attività che riguardano il mondo dell'efficientamento energetico, della valorizzazione anche di quelle che sono le risorse umane. E lo ha fatto, l'abbiamo fatto insieme, lo faremo ancora. C'è una collaborazione che riguarda anche gli abbonati dell'Udinese Calcio, che avranno a disposizione dei finanziamenti a tasso estremamente agevolato per quello che riguarda l'acquisto di auto elettriche e l'efficientamento energetico degli edifici.
Non mi dilungo oltre, vi lascio solo con un augurio che sia un anno pieno di soddisfazioni sportive e anche, perché no, la sostenibilità è anche una sostenibilità finanziaria. Io faccio questo lavoro, ma è evidente che da questo punto di vista l'Udinese è maestra, perché negli anni è sempre stata molto, molto, molto capace di raggiungere risultati sportivi abbinando a risultati finanziari. L'augurio è che sia un anno pieno di soddisfazioni reciproche, non pronuncio quella parola che tutti vogliamo, ma tutti lo pensiamo, e quindi le premesse ci sono tutte e spero che sia veramente un'annata strepitosa. Grazie di Querin. Maurizio Manente, se vuoi raggiungermi ci dai una descrizione senza svelare troppo della maglia che stiamo per vedere? Beh, senz'altro, intanto vi estendo i saluti del dottor Pavanello, poi mi aggiungo al discorso fatto poc'anzi che uno dei punti base della collaborazione, della partnership fra Macron e Udinese è proprio quello della filosofia di gestione ispirata all'ecosostenibilità, quindi la maglia che vedete fra poco è una maglia prodotta secondo i crismi del riciclaggio delle bottigliette di plastica che io ho avuto tra l'altro la fortuna di vedere nella loro trasformazione in sede. Quindi è una maglia particolare, la location di oggi proprio si presta, direi, proprio a presentare questo tipo di maglia. Direi di sì, i colori ci stanno. Certo, certo, certo. Va bene, allora possiamo chiamare qui Lorenzo e Iker per provare a liberarli dalle felpe, però facciamo un countdown più breve, partiamo dal 5 stavolta perché abbiamo pietà delle temperature, ok? Dal allo 0 la potete togliere, ce la potete fare? Vado io? Mi aiutate? 5, 4, 3, 2, 1, eccola, gialla, gialla come il sole di grado, ecco qua, consegniamo le felpe così vi potete girare, potete farla vedere anche dietro, eccola qua, foto e video. Per quella che è la seconda maglia per la stagione che è già cominciata e che comincerà in campionato a Bologna. Ok, allora parto da lui che è appena arrivato, Iker, eccolo qua, lo so, ma se la cava, mi ha detto che se la può cavare. Intanto ti piace? Sì. Okay. Vedi, come sono andati questi primi giorni? Sono contento e sto molto bene. Molto bene. Ti piace il mare di Grado? Sì, molto bello, sì. Allora, sindaco a breve viene a fare un tuffo anche nel mare di Grado. Andiamo qui al veterano invece, Lorenzo. Aspetta, il filo. Allora, che aria state respirando attorno a voi? Domani tra l'altro ci sarà una bellissima festa in piazza. Ci abbiamo veramente la sensazione che tanta negatività sia stata lasciata alle spalle quest'anno. No, intanto ringrazio di essere qua, saluto tutti. No, siamo contenti, stiamo lavorando bene, il mister ci sta dando grande impronte. Sono contento di essere qui. E hai fatto un gran precampionato. Sì, dai, sì. Spero di continuare così e di dare ancora di più per questa città, comunque questa società che ha creduto in me. Con un anno di Serie A alle spalle ti senti più forte? Sì, sono contento, ripeto, devo fare quello che ho fatto l'anno scorso e migliorarlo ancora di più. Con Sanchez avete già parlato? L'avete già incontrato? Sì, l'ho incontrato, ma in realtà non ci ho scambiato parole, quindi domani saremo allenamento, domani mattina ci alleneremo e scambieremo qualche parola. Com'è avere uno così in spogliatoio? Beh, sicuramente ha un peso specifico dentro lo spogliatoio perché comunque è un giocatore che ha giocato in tanti grandi club d'Europa e diciamo che è un grande piacere giocare con lui. Assolutamente, sarà un piacere, grazie per essere stati qui con noi e secondo me è molto bella, che dice? Sì, beh, io direi che io personalmente sono soddisfatto del risultato e quindi non posso che ringraziare un po' tutto il nostro team, al nostro interno che l'ha pensata, che l'ha immaginata e poi grazie alla collaborazione con Macron l'abbiamo anche realizzata. È una maglia che
richiama un po' qualche elemento marino, ci sono le onde, c'è la sabbia e quindi il risultato ci piace. Ripeto, è una maglia che abbiamo realizzato con, insieme a Macron, che ci permette sempre di portare i nostri progetti fino in fondo, ed è una maglia, come ricordava prima anche Maurizio Manente, anche questa, come tutte le precedenti, in materiale, in tessuto ecosostenibile. Quindi è questo grazie al fatto che poi entrambe le società hanno sposato questa linea già da diverso tempo. Quindi direi che il risultato è davvero bello. Ecco, maglie che possiamo trovare allo store da quando, Manente? Da domani mattina, siamo lì pronti per tutti i tifosi, e domani pomeriggio faremo il bagno di folla anche noi, perché porteremo il negozio in piazza, saremo in mezzo ai tifosi. Ah, quindi si potrà, insomma, vederle, acquistarle anche domani in piazza? In piazza, senz'altro. Quante sette hanno già prenotato? Ma posso dirti solo, sabato ho ricevuto una ventina di telefonate nel giro di mezz'ora. Immaginiamo, va bene, ma andranno a Aruba sicuramente tutte, perché sono molto belle. Allora, grazie ragazzi, in bocca al lupo davvero, che sia una grande stagione, ci auguriamo di divertirci, che vi divertiate anche voi, e di conseguenza che ci divertiamo davvero tutti. Grazie a tutti voi per essere stati qui, buona serata e davvero buona stagione a tutti. Lorenzo, ci racconti un po' le impressioni su questo inizio di stagione, su come sta la squadra, lo spogliatoio, sulle idee del mister, se vengono recepite, se secondo te siamo a buon punto per cominciare? Sì, sicuramente il mister ci ha dato una grande mano, sono andati via un paio di giocatori, soprattutto due giocatori molto importanti per questa squadra, uno è Pereira e l'altro Wallace. Ma penso che la società, il club abbia fatto innesti importanti per darci continuità e sicuramente per non fare gli errori che abbiamo fatto l'anno scorso a livello proprio di squadra. Sono contento che l'Udinese Calcio mi abbia riscattato, sono felice della fiducia che mi sta dando. Devo solo pensare a far bene per poi ottenere grandi risultati. Il mister in te ha grande fiducia, lo si vede, lo dice. Che cosa ti chiede di diverso magari rispetto al passato? Beh, sicuramente come l'anno scorso sono migliorato in tanti aspetti. Devo migliorare ancora soprattutto sotto porta, ma a livello di legare il gioco con la squadra sono migliorato molto. Sicuramente giocare all'Udinese contro squadre magari più forti, capita a volte un'occasione e mezza partita e tu devi essere pronto a fare gol, però sto lavorando per questo, sono contento e chissà, magari si possono ottenere risultati importanti. Quindi il primo obiettivo è aumentare la capacità realizzativa? Sicuramente sì. Tra l'altro c'è una grande competizione nel reparto, sono tanti attaccanti forti, alcuni giovani, altri di esperienza, ma c'è una bella competizione. Sì, sì, ma è giusto che all'interno di uno spogliatoio ci sia competizione, perché durante la settimana poi se uno sta meglio comunque l'altro magari sta un po' così così, quello della tua stessa posizione ti sprona a dar di più allenamento e quindi a essere negli 11 titolari. Diciamo che è una bella cosa. Questo Tovin capitano come lo vedi? Beh, sicuramente ha molta esperienza a livello pure europeo, ha vinto un mondiale con la Francia, penso che sia giusto e arrivato a questo momento della sua carriera, penso sia un passo giusto e importante per lui. Con lui che ha caratura internazionale e l'abbiamo visto veramente motivato quest'anno, forse le responsabilità gli hanno dato una marcia in più, con Sanchez che è un altro innesto di caratura internazionale, credo che di palloni là davanti ne arriveranno e la possibilità di essere offensivi, di essere maggiormente propensi all'attacco è positiva anche per te. Certo, ovviamente spero che mi faranno tanti assist e quindi di conseguenza io dovrò fare tanti gol. No, a parte gli scherzi, sono concentrato e siamo tutti concentrati perché domenica ci aspetta una partita importante e partire con il piede giusto è molto importante, secondo me. E domani c'è anche l'incontro, l'abbraccio con i tifosi, che era una cosa che qui mancava da un po' e che insomma può dare invece la spinta decisiva. Sì, i tifosi ci sono sempre stati vicino, anche nei momenti difficili, diciamo. Sono contento di questo evento che si accadrà domani e niente, siamo concentrati, ripeto, e fiduciosi. In bocca al lupo. Crepi, grazie mille. Con il direttore Rigotto, io volevo chiedere
Voi da dirigenti, come state vivendo questa esplosione incredibile di entusiasmo dopo mesi difficilissimi, alla fine credo dello scorso anno? Come state vivendo ora questo ritorno davvero all'entusiasmo, alla vicinanza delle persone, agli eventi pubblici? Allora, intanto una battuta, io devo ancora smaltire un po' le tensioni di fine campionato, sì. Per la verità. Credo come tantissimi, perché è stata veramente una cavalcata molto impegnativa negli ultimi mesi. E devo dire che questo grandissimo entusiasmo, perché veramente, guardate, la partita di Coppa Italia, insomma, un 32esimo con un caldo impressionante, alle 18:30, vedere la tribuna sotto l'arco, praticamente stracolma, con un tifo incredibile, beh, devo dire che, insomma, rincuora davvero tantissimo, perché alla fine queste sofferenze, perché diciamo ce l'abbiamo avuto negli ultimi mesi, alla fine, insomma, in queste giornate, di questo anche sole meraviglioso da una parte ma pesantissimo dall'altra, ci stanno, insomma, rincuorando e le stiamo vivendo davvero tanto tanto bene in questo momento. L'operazione Sanchez quanto vale e come, insomma, si può svelare come è cominciata? Allora, devo dire la verità, è iniziata già da un po' di tempo, qui come sempre in queste bellissime operazioni, insomma, l'artefice come da anni, insomma, è il dottor Gino Pozzo, che ha guidato questo ritorno con sagacia, anche perché, insomma, c'erano tutta una serie di equilibri che ovviamente dovevano essere visti, il giocatore stesso. Devo dire che un segnale era già arrivato quando, insomma, quella partita con l'Inter dove sembrava che avessero vinto la Coppa dei Campioni quando hanno vinto da noi, e invece Sanchez si era comportato in modo straordinariamente, come dire, di rispetto veramente, ed era stata una cosa che hanno notato tutti e che i tifosi avevano apprezzato. Forse già da lì, insomma, un piccolo segnale c'era, anche se devo dire che l'uomo ha dimostrato anche in quella circostanza di essere sicuramente un giocatore di alto livello, ma non solo da un punto di vista tecnico, e quindi sicuramente il tutto parte un po' da lontano, e devo dire con questo equilibrio siamo arrivati a questa conclusione. E sicuramente anche da un punto di vista tecnico, insomma, se pensiamo che forse riusciamo a mettere un tridente là davanti, potrebbe essere veramente, come dire, pane duro per tanti avversari, quindi questo lo vedremo, insomma, nel proseguo. Siamo con il sindaco di Grado, Giuseppe Corbatto, in una settimana full, quella di Ferragosto, per la città, immagino stracarica di turisti, l'abbiamo anche visto. Sì, sì, in questi giorni abbiamo tutto esaurito, per cui sono giorni molto importanti e molto caldi per noi, non solo meteorologicamente parlando. Abbiamo allestito una giornata speciale, come spero possa essere anche l'Udinese quest'anno, è per noi chiaramente un motivo d'orgoglio essere all'inizio dell'amministrazione e anche poter godere di questo evento che per noi è molto importante anche per la promozione che l'Udinese fa sul territorio a livello nazionale e anche internazionale. Noi che siamo una cittadina turistica apprezziamo molto questo e siamo sempre disponibili e vicini a questo tipo di impegni che ci garantiscono poi la visibilità di cui noi abbiamo bisogno. Sì, è vero, è molto bello vedere viaggiare la squadra con la felpa, il pullman, no? Griffati, Grado Lignano, e portare un pochino le nostre località ovunque. Grado è l'isola del sole, è l'isola degli sportivi, è l'isola anche di tanti tifosi dell'Udinese che la seguono con passione, l'Udinese da qui. Sì, sì, è vero, ci sono tanti tifosi, c'è un Udinese Club, e so che da anni, insomma, è sempre nei cuori dei nostri tifosi. Spero che la formazione di quest'anno possa regalare qualche soddisfazione in più rispetto all'anno scorso, perché l'anno scorso veramente fino all'ultima giornata siamo stati tutti quanti col fiato sospeso, sperando, insomma, chiaramente nella promozione, insomma, come è stata, insomma. Ecco. E vado a raggiungere, sta pontificando, Hermes Cangiani. Di cosa stavi parlando col signor Manente? Stavo parlando col signor Manente di Marzio Amoroso e di Alexis Sanchez, che purtroppo, visti i capelli, ce li ricordiamo quando erano molto giovani, no? Mamma mia, che ricordi, ma rivedere il Niño qui che effetto fa? Rivedere il Niño qui, come dicono i giovani, è tanta roba. Quindi io mi auguro veramente che lui stia bene, che possa fare bene da noi, perché dopo un'annata veramente difficile, usando un eufemismo, questa è non la ciliegina sulla torta, questa è la torta con la ciliegina. Secondo me è stato un acquisto molto azzeccato, soprattutto dal punto di vista della tifoseria, perché proprio ne parlavamo prima con Manente, questo è un calciatore che tutti hanno amato e tutti hanno voluto
voluto bene proprio per come si è posto. Le doti tecniche non si discutono, perché la carriera poi che ha fatto andando via da Udine è stata davvero una molto importante. Allora ci spostiamo a dare il benvenuto anche a Edoardo Petizziole, con a rappresentare ovviamente qui il presidente Fedriga, che sappiamo tiene tantissimo a queste maglie, a questo Io Sono Friuli Venezia Giulia sulle maglie dell'Udinese, e in settimana si è sbilanciato anche sull'arrivo di Sanchez, esploso di gioia come tutti i tifosi friulani. Come tutti i tifosi friulani, come noi tutti, è stata una grande sorpresa, una grande gioia. La stagione è anche iniziata sotto i migliori auspici, quindi per scaramanzia non diciamo niente, ma anche con la dirigenza dell'Udinese abbiamo condiviso la speranza di soffrire un po' meno rispetto all'anno scorso, sono sicuro che una speranza condivisa da tutti. È il secondo anno di partnership Regione Udinese Calcio con Io Sono Friuli Venezia Giulia, anche se già negli anni precedenti avevamo strutturato delle bellissime iniziative assieme. Credo sia una collaborazione importante, perché in Io Sono Friuli Venezia Giulia ci sono proprio quei valori di identità, di appartenenza e di orgoglio che simboleggiano non solo Regione Friuli Venezia Giulia, ma anche e soprattutto i valori che l'Udinese Calcio trasmette da sempre ai suoi tifosi e non solo.